Sconfini, i cieli sopra il Blogos. Benvenuti a Sconfini, rubrica di Blogos Web Radio dedicata alle iniziative multimediali, interattive e di partecipazione provenienti da città lontane. Questa puntata sarà interamente dedicata a Malta, una piccola isola situata nel mezzo del Mar Mediterraneo, a pochi chilometri dalle coste italiane. Pur essendo vicinissima alla Sicilia, è probabilmente uno dei posti meno conosciuti o meno considerati d'Europa. In realtà, è un luogo dotato di un notevole fascino, risultato della sua storia millenaria che ha permesso la stratificazione e la commistione di culture molto distanti fra loro. La cultura araba, da cui i maltesi hanno preso la lingua, quella dei Cavalieri di San Giovanni, che si realizza nella tipica architettura del posto, quella inglese, di cui è ben evidente il lascito coloniale, e, non meno importante, quella italiana, che è dovuta alla vicinanza dell'isola alla costa italiana e che si mantiene viva anche grazie all'influenza culturale della televisione. Durante il nostro viaggio abbiamo conosciuto diverse realtà che ci hanno permesso di capire e conoscere molte delle anime che popolano questa nazione così piccola ed eppure così ricca di storia e di cultura. Per caso siamo arrivati a Malta nella settimana del 17 maggio, data in cui cade la giornata internazionale contro l'omofobia. Grazie a contatti che avevamo preso preventivamente in Italia, abbiamo avuto il piacere di conoscere Ruth, Luisa, Romina e Bernard, i quali ci hanno raccontato come sia ancora lungo il percorso verso il riconoscimento dei pieni diritti per la comunità omosessuale maltese. Abbiamo anche partecipato attivamente nel centro della Valletta all'iniziativa chiamata Flowers of Friendship, nella quale i ragazzi di We Are, associazione LGBT studentesca, e del Malta Gay Rights Movement, erano impegnati a fermare i passanti donando loro un garofano e cercando di sensibilizzarli alle tematiche dell'omofobia. Spinti a conoscere anche la parte di Malta più legata ai valori e alle tradizioni cattolici, ci siamo messi in contatto con Catherine Aquilina, giovane giornalista per una radio locale di stampo cattolico, che ci terrà compagnia per tutta la puntata. Allora, ho 24 anni e faccio la giornalista in radio, Radio RTK. Faccio la giornalista da circa 4 anni, prima lavoravo in TV ed ora in radio. Faccio parte di un gruppo socio-religioso da circa 4 anni anche. Basicamente ci occupiamo dell'individuo, del giovane per sé. Ogni settimana ci riuniamo, facciamo delle attività sociali e una volta al mese facciamo un'attività religiosa, dipende. Facciamo anche delle attività sulla cronaca, ad esempio l'altra settimana abbiamo avuto una discussione ovviamente sul referendum del divorzio. Parlando con Catherine è subito venuta alla luce la questione principale che ha interessato Malta recentemente. Il 28 maggio si è svolto un referendum consultivo su una proposta di legge legalizzante il divorzio. La vittoria dei sì porterà presto Malta al di fuori della ristrettissima cerchia di paesi in cui il divorzio è tuttora illegale. Anche se abbiamo intervistato Catherine prima del voto, sentiamo da lei quali sono le forze che condizionano il voto e qual è la sua opinione nel merito. Qua a Malta la separazione è legale e il divorzio no. Tanti argomentano che il divorzio qua a Malta non ne abbiamo bisogno perché la legge della separazione è molto vicina a quella del divorzio, con la sola differenza che con la separazione non si può risposarsi. È una questione un po' particolare perché a Malta la Chiesa ancora ha molto potere e perciò influisce molto sulle persone. Infatti questa settimana ci sono state i meeting dei movimenti. Il movimento del sì ha detto alla Chiesa di non impicciarsi nelle questioni civili del paese. Dall'altra parte c'è il movimento del no e discute sugli effetti sociali del divorzio. Poi c'è la Chiesa che anche lei discute sugli effetti negativi del divorzio qua a Malta, le questioni economiche, i benefici sociali, la questione del matrimonio, se sarà duraturo o no, la mentalità divorzista. E così via. La mia opinione personale
No, perché non mi piace questo abbozzo che hanno presentato al Parlamento. È basato sul divorzio irlandese. Voterò no anche perché qua a Malta non c'è mai stato uno studio vero e proprio sulla situazione presente della famiglia a Malta. Perciò io penso che prima di decidere di far entrare o no il divorzio a Malta deve essere fatto uno studio. I giovani in generale sono divisi. Dipende sia dalla politica, dai loro valori politici, e poi anche dall'altra parte dai valori religiosi. Ci sono molti ragazzi che si dicono credenti ma poi voteranno sì, per la sola ragione che non sono egoisti. Pensano a quelle donne, a quei uomini che il loro matrimonio non è andato bene, allora voteranno sì. Malta, per la sua posizione geografica tra Sicilia e Nord Africa, si trova ad essere punto di arrivo di molti migranti provenienti dal Maghreb e diretti il più delle volte verso le coste italiane. Catherine ci racconta come la popolazione maltese negli ultimi mesi, soprattutto dopo lo scoppio della guerra civile in Libia, stia cambiando atteggiamento verso i migranti, e ci racconta di un episodio che proprio lei ha dovuto raccontare nella sua rubrica radiofonica. Quello della gaffe del conduttore Massimo Giletti che, durante una puntata del suo talk show in onda su Rai 1, ha accusato lo Stato maltese di sparare ai migranti che si avvicinano alle sue coste. 10 anni fa, quando l'immigrazione a Malta era appena all'inizio, i maltesi erano un po' razzisti. Molto. Perché c'era la paura che gli immigranti prendessero il posto del lavoro ai maltesi, ma poi con l'andare degli anni poi c'era quell'accordo di Berlusconi con Gaddafi e quello ha calmato un po' la situazione a Malta, ma ora c'è questo influsso. I maltesi, anche per colpa della guerra civile in Libia, si sono un po' inteneriti, dai, diciamo così, hanno aiutato molto gli immigranti e c'è una solidarietà. Una settimana fa sono partiti da Malta gli aiuti umanitari per la Libia, Tunisia, Egitto. Sono molto solidali i maltesi e anche sono accoglienti verso questi migranti. Quando Giletti ha detto quella dichiarazione che i maltesi sparavano sugli immigranti vicino a Malta, i maltesi non l'hanno accolto molto bene, anche perché molti vedono la televisione italiana e perciò idealizzano l'Italia. Sono un po' andati contro Giletti. Poi c'è stato anche l'ambasciatore maltese a Roma che ha fatto un intervento live al programma. Gli influssi delle tre culture che caratterizzano l'identità maltese ci hanno accompagnato per tutto il viaggio e diventano per noi sinonimo di confusione nel cercare di individuare chiaramente cosa vuol dire essere giovani maltesi nel 2011. Una piccola nazione con pressappoco lo stesso numero di abitanti di Bologna si trova a gestire una forte identità secolare insieme al processo di integrazione europea. Questo processo ha portato negli anni anche ad un forte aumento del turismo proveniente dalle più svariate zone d'Europa, favorito anche dalla presenza di numerosi voli low cost che collegano l'isola. Su nostra richiesta, Catherine ci spiega quali sono le motivazioni che possono spingere un turista a visitare il paese. È una piccola isola, il popolo è molto accogliente, abbiamo una forte cultura mediterranea, il cibo, la musica, la mentalità anche. È una piccola isola con un forte senso di tradizione. Una settimana a Malta c'è bastata per percepire qualche cosa, ma il più è ancora da scoprire. Lasciamo la Valletta con la convinzione di aver fatto un tour nel Mediterraneo, nonostante non ci siamo mossi dall'isola. Malta rimane per i più ancora una meta poco conosciuta, quasi da snobbare, ma che a noi invece ha lasciato grandi emozioni e che sicuramente ci riporterà presto nel paese. Questa puntata è stata realizzata da Andrea Casati e Jonathan Mastellari. Un saluto da Andrea Casati, Blogos Web Radio www.blogos.it.